E Bedeschi dice: erano soldati al pari di ogni altro gli alpini. Portavano uno strano cappello di feltro a larga tesa, ornato di una penna nera. La penna sul cappello resisteva rigida e lustra per poco tempo. Ben presto si riduceva ad un mozzicone malconcio. E qui cominciavano tutti i guai dagli alpini che facevano la guerra. Perché osservarli da vicino si capiva subito che in pace e in guerra gli alpini potevano distaccarsi da tutto, meno che dal loro cappello. Anzi, il cappello degli alpini è un tutt'uno con l'uomo. Tanto che finite le guerre e deposto il grigio verde, il cappello resta al posto d'onore nelle baite alpestri, così come nelle case di città. Distaccato dal chiodo o levato dal cassetto con mano gelosa nelle circostanze speciali, per i ritrovi degli alpini o per imporlo con commozione sul capo del figlioletto o addirittura dell'ultimo nipotino, per vedere quanto gli manca a crescere e se sarà un buon alpino somigliante al padre o al nonno, che poi è il padrone del cappello. E c'è una ragione, naturalmente, in tutto questo. La prima è che dal momento in cui il magazziniere lo sbatte in testa al boccia giunto dalla valle alla caserma, il cappello fa la vita dell'alpino. È tutto così. Di cappelli e di uomini ne esistono 100.000 tipi a questo mondo, ma di alpini e di cappello come loro ce n'è solo uno. Bisogna anche sapere che quel cappello, a guardarlo, dice giovinezza nel cuore degli alpini e lo dice per tutto il tempo della loro vita. E alla fine, quando non è proprio più il caso di piantarlo sulla testa, vuol dire che l'alpino ormai è morto, poveretto. E quasi sempre, mandriano o ministro che sia, se lo fa ancora mettere sopra la cassa e sta a dire che lì dentro, in quella cassa da morto, c'è dentro un uomo buono, un uomo allegro, in gamba, con un cuore grande così, un cuore alpino. E sta a dire che è morto il padrone, il cappello vorrebbe andargli dietro, ma invece resta nella famiglia a ricordare l'alpino. E che ormai, se il cappello non riesce nemmeno lui a ridestare l'alpino disteso, vuol dire che non esiste più neppure un filo di speranza. Fino alla fanfara del giudizio universale non lo risveglia e non lo scuote più nessuno. C'è un alpino in meno sulla terra. A non voler contare il figlio che viene su, tale quale il padre, come in loro tempi era suo padre e suo nonno, e tutti i maschi di casa, in fin dei conti, sono tutti alpini spaccati uno uguale all'altro, e nascono e crescono così dal suo grembo come gli abeti le penne nere, che palla loro terra, il cappello e l'intero mondo sono poi gli alpini d'Italia.